Ecco, è arrivato anche questo condizionatore qua tramite Amazon e marca Ariston. Guardatelo qua. Marca Ariston Prius R2 35. R2 vuol dire il gas che ha dentro. Prius è modello dell'Ariston e 35 forse è la potenza. Ma devo ancora vedere. E arriva con questa pellicola qua sopra. Vediamo, sono due pacchi. Vediamo come si presentano. Hanno messo anche questa pellicola qua. Più di 10 kg, dicono loro. Elimina anche la pellicola. Qua scrive prelevare collo intero. Perché sono due coli qua, c'è motore esterno e c'è il splitter interno. Però ci sono le reggette, comunque era difficile sbagliare. Classe A++, tecnologia 2D, non so cos'è, inverter, wifi ready, questo è molto interessante, è motivo per quale voglio provare questo modello qua perché si può controllare tramite applicazione. Elevata silenziosità, anche questo è interessante. R32 è un gas che dicono che è moderno, però ormai ho sentito che neanche questo non va bene. C'è un gas ancora più moderno, 410 mi sembra, non so. Follow me è una funzione che devo ancora studiarla. E dice che questo follow me cosa fa? Praticamente il flusso di aria punta verso telecomando. Quindi se tu hai il telecomando in mano, il flusso di aria punta verso te stesso. Filtro antiodore, velocità 12 velocità. Dice che ha memory e autopulente, non so cos'è. Bisogna studiare bene. E qua cos'è? Un watt standby, questo è il consumo quando non funziona. Ecco, questo è il motore interno. Vediamo adesso di aprire e vedere un attimo come si presentano pacchi. Eccolo qua, questa è l'unità esterna. Carino, la plastica colore pana, bello, 2D Inverter Protec Ariston, con libretto su di istruzioni. Allora, qua sono un po' di dettagli di queste caratteristiche che ha questo apparecchio. Qua su questo coperchio sicuramente si trova collegamento elettrico e sotto questo ci sono tubi. Questo è mandata e questo ritorno per gas. Tutto nuovo, bello. Questo forse è una sonda, una temperatura, non so bene cos'è. Eccolo qua. Non è per niente brutto questo apparecchio. È proprio bello, bello da vedere. Beh, una volta aperto, se avete tagliato le reggette, questi manili qua che sono molto utili per trasporto non si possono più usare perché si sfila la scatola e l'apparecchio rimane su un basamento di polistirolo sotto. Quindi l'ho legato con due corde di tapparella, così si può usare per trasporto anche questi manili qua. Ecco, adesso vediamo splitter come funziona, come è fatto. Questo è il split tirato fuori dalla sua scatola, è imballato con due teste di polistirolo e ha una copertura. Dopo vediamo come è fatto dentro. È bello che ce l'ha questo pacco, dentro c'è telecomando, supporto per telecomando e tasselli. Sono 1, 2, 3, 5 tasselli per fissare, 4 per fissare lo split.
e uno per fissare il supporto del telecomando. Questo vediamo. In teoria non è per niente difficile montarlo, perché cos'è? Questo è il tubo di scarica di condensa, questo qua, che si collega al tubo esistente su impianto vecchio. E qua dentro sono due tubi, no? Uno di mandata, altro di ritorno per gas, no? In teoria non deve essere una roba difficile da fare. Prima si fissano sul muro queste due piastre con dei tasselli, una sola piastra, perché una così, una qua, e dopo questo è un pezzo che le unisce. Vedete? Praticamente si uniscono, metteremo tasselli qua sul muro, e quelli sono tubi. Ecco, in teoria non è difficile, perché basta usare questi raccordi, che sono 5 ottavi. Questo è un quarto, mi sembra, se non sbaglio. Settecento sedici è scritto. Cinque per otto. E qua è scritto. Insomma, è tubo piccolo, non so cosa è scritto qua. So che era un quarto di solito. Ecco, dopo vediamo come montarlo. Ha un foglio di protezione, un foglio di plastica, di quello adesivo molto fino. Questo è il foglio di protezione. Eccolo qua. Bello da vedere. Questi sono filtri, qua è l'aria che entra e qua davanti sono le alette che si girano. Adesso è tutto in astratto, ma dopo vediamo a momento come funziona. Comunque è arrivato in buone condizioni, vedo che non è niente rotto, niente maccato, è tutto perfetto, direi. Questo è col vecchio, con le staffe vedo che sono già montate queste, no? Erano saldate qua, sì, le staffe. E questo è il nuovo Ariston. Le staffe sono sempre saldate, vediamo se corrispondono alle dimensioni. Quanto fa, boh, questi da centro a centro? 47 e mezzo, e qua? 45, un po' meno, bisogna vedere con le staffe se riusciamo a questa distanza. E qua 27. Adesso vediamo se le staffe da fuori si possono. Vediamo. Ok, la macchina esterna è qua in posizione, no? Basta collegare tubi. Questi due tubi qua bisogna collegarli qua dentro e i fili che vanno lì sopra, cavi elettrici. E qua sono 5 cavi sono qua. Massa terra, fase neutro, F1 e F2. Questo nero qua che non so chi sia, ma dopo vediamo. Ecco, dopo vediamo di collegarlo. Sulla split vecchio abbiamo un collegamento elettrico marrone, azzurro, grigio, nero, massa terra, e dopo c'è un altro cavo che va su. Scolleghiamo tutti. Questo è il split nuovo montato su, cavi sono ancora da collegare, tubi sono passati qua. Unica problema è che mi pare qua dentro sono tubi, no? Questo
sono quei due tubi. Mi pare che sono corti, perché questi arrivano qua così e questi devono fare questo giro. Quindi bisogna prolungare o sostituirle proprio. Mancano circa, non so, 20 centimetri di tubo. Questi sono tubi che vengono da muro. Eccoli qua. Quindi o bisogna sostituire questi due tubi o bisogna trovare. Forse è meglio sostituirli e basta. Ecco, l'abbiamo tirato giù. Adesso qua sulla scala, ma in tre persone, perché è un posto un po' brutto, pericoloso. Ecco, adesso vediamo di posizionare col nuovo. Questo cavo qua lo scolleghiamo e ci sono altri quattro cavi da scollegare: marrone, azzurro, dopo c'è grigio, nero, massatera. Comp e compressore: N sarà neutro, V e dopo F che è la fase. E massa terra. Vedi? Vedi? Ho chiuso i rubinetti qua, sul tubo di mandata e il tubo di ritorno. L'ho chiuso. Sono chiusi tutti e due. Vediamo se perde un po' di gas, se ce l'ha gas dentro. Un po' di gas forse c'era, ho fatto pochissimo. Proviamo a aprire anche questo. Mi serve un'altra chiave però. Questo è il tubo di mandata. Vediamo. E niente, secondo me era completamente scarico. Eccolo qua. Adesso scolleghiamo anche sopra e montiamo quel nuovo. Abbiamo smontato il split vecchio e qui adesso montiamo nuovo. Tasselli da 6 piccolini, non serve tanta roba. Il peso è minore, non è come. Le viti. Lamiera.
Grazie.